Salve, buongiorno, mi chiamo Paolo Calcagno, da un po' di tempo seguo tutto ciò che avviene nella sfera delle immagini realizzate o elaborate dal computer, sia per il mio giornale sia per programmi televisivi. E proprio per questo conosco da molto tempo Fare Alman e Sabrina Reif, che sono le autrici di quest'opera, di questa installazione che avete visto, di Erofante, e che poi ha una, diciamo, una, come potremmo dire, una introduzione da Identity Mix, no? anche Identity Mix, che sebbene sia separata, poi in qualche maniera richiama i concetti di Erofante, che per saltare subito all'argomento sono quelli di indagare nell'insolito, quelli di cercare una verità che non sia solo quella apparente e superficiale, ma quella soggiacente, quindi è un'analisi. Ed è anche un inno alla confusione, probabilmente. Confusione che è prettamente dionisiaca. Ah, tu quando. E quindi Dionisia, che è quindi divina. Sapete che c'è anche Borges, in un suo racconto, ipotizza, perché non è solo, anche a Rabal, cioè che ci siano molti segni della confusione di Dio intorno a noi, no? La generazione precedente dei grandi artisti, Grandello, Brecht, credeva che fossimo dominati dal caos, che era il caos, no? Ciò che dominava il mondo, e quindi il caos aveva questa sua... era una conseguenza di un dominio divino basato sul caos. Gli artisti della generazione successiva, i Borges, i Rabal, eccetera, hanno riconosciuto una serie di segni per cui non è il caos, ma la confusione a dominare tutto ciò che accade in questo nostro mondo, perché non per volere divino, ma proprio perché Dio stesso è confuso. Non riconosce in questo racconto di Borges l'assassino dalla vittima. C'è un altro segno che è proprio paradossale, che non è paradossale, caso, è estremamente casuale, che potrebbe essere un altro episodio, che potrebbe essere un altro segno di questa confusione, lì dove proprio Borges viene, sapete che è morto ed è sepolto a Ginevra, in un grande cimitero che si chiama Le Grand Palais, cimitero all'inglese, con le tombe che sono distanti 50-100 metri l'uno dall'altro. Bene, Borges, se ha mai detestato qualcuno nella sua vita, era Jean Calvin. Il puritanesimo di Jean Calvin era qualcosa che Borges non ha mai potuto accettare, lo combatteva fino all'odio. Lui ha scelto, chiesto alla moglie, quando era a Ginevra stava per morire, di essere sepolto in questo cimitero, ed è la sua tomba la più prossima a quella di Jean Calvin. Tra i due c'è un grande albero che fa ombra alle due tombe, no? E anche questo, secondo chi sostiene che la confusione è divina, sarebbe un segno della confusione di Dio e della confusione che domina tutto ciò che ci circonda. Bene, questa installazione, quindi abbiamo in qualche modo osservare un po' più da vicino quali possono essere i concetti di Identity Mix, trasferendoci invece verso la Villa dei Misteri, che è il video più l'altra installazione, no? A Baccazzi, non so se tutti sanno, la Villa dei Misteri è un'antica affresco romano, si trova a Pompei, è stato simulato in immagini digitali dalle nostre autrici, questo ambiente, e quindi innanzitutto grazie a questo non c'è bisogno di andare a Pompei, poi credo che sia nella parte non accessibile, no?
felice. Adesso erano esagerati. È extramene, però è accessibile. Comunque una visita. Una visita a Pompei non è più necessaria per vedere da vicino la Villa dei Misteri, grazie all'opera delle nostre autrici. Inoltre è molto interessante come loro hanno interpretato, la loro interpretazione di questo luogo e soprattutto della celebrazione del rito dionisiaco che appunto viene rappresentato dalle immagini della Villa dei Misteri. In una più recente, credo, realizzazione del video troviamo una sorta di guida, no? Un calco, un agente, si potrebbe dire oggi, un ierofante. Un ierofante, ok? No, calco che peraltro ha comunque a che fare con l'immateriale, perché il calco era è il vuoto che ha lasciato l'organico, il materiale organico all'interno della lava rappresa della cenere, per cui quando hanno scoperto che il materiale organico appunto si era smaterializzato, l'hanno riempito con del gesso ed ecco che sono venute fuori queste cose che sono i calchi, che sono assolutamente impressionanti, perché a me da bambina hanno colpito tantissimo. E sono forse degli esempi unici, ecco perché l'abbiamo appunto utilizzato come agente proprio, direi, in prima persona. E dunque, sempre restando in questa linea di osservazione e di interpretazione, osservazione e interpretazione, quindi di visione e svelamento, il video, ma anche l'installazione che segue, un'altra installazione, la Baccazio, prosegue in questo doppio livello, no? In questa possibilità di fruire del doppio livello di osservazione, di lettura, di navigazione anche dell'ambiente. E qui avrei una parentesi, intanto perché questa navigazione è intanto un segno, un risultato importante, perché non necessita di alcuna immersione, quindi è un modo di navigare e interagire anche con l'opera, liberati da una serie di orpelli che sono tipici della realtà virtuale, quindi come dire, un passo avanti verso questa riduzione costante dell'interfaccia che oramai è in atto da diverso tempo, e quest'opera ne è un esempio. Il rapporto con l'opera è possibile grazie sì a una più raffinata applicazione tecnologica, ma anche al fatto che questa più raffinata applicazione tecnologica è stata resa possibile dal fatto che c'è un modo di adeguarsi al linguaggio tecnologico, al linguaggio virtuale che è in crescita da parte di chi, degli artisti, da parte dei ricercatori, anche da parte di chi, dei fruitori, dei visitatori. Ci sono vari esempi di questo tipo, non moltissimi ma importanti, che testimoniano di questa riduzione costante dell'interfaccia progressiva nel rapporto con il mondo delle immagini create dal computer, o comunque del metamondo, quest'altro mondo del metamondo del computer. Tornando all'opera, alla Villa dei Misteri, la Villa dei Misteri voi l'avete visitata, c'è questo ierofante, questo calco che guida il visitatore nelle varie fasi della celebrazione del rito dionisiaco. Sono fasi legate a una forte perdita, semmai ci fosse forse dell'equilibrio, stavo dicendo che è la stessa cosa, no? Perdita dell'equilibrio, quindi certo che è una
che non è perdita, ma è un arricchimento di, cioè entrare in una coscienza, in una conoscenza altra, secondo il rituale, secondo la celebrazione. E questo, questo calco consente anche di approfondire ciò che questi disegni, queste figure rappresentano a prima vista, quindi ci fa rendere più partecipi, ci dà un approccio con l'opera, con la Villa dei Misteri, più approfondito, quello che prima abbiamo chiamato di, no? Approccio con le verità soggiacenti, non soltanto apparenti. Ci mostra chiaramente come tutto sia impermeato dalla sorpresa, no? La sorpresa, quindi la sorpresa che dove c'è anche la paura, no? C'è anche il timore delle esperienze. Era lì che anche, no? si celebrava questo rito della macellazione di un corpo umano, no? E del banchetto anche di questi pezzi umani, e evidentemente una serie di personaggi che vengono attratti da altri più esperti, quindi sono quelli che di più sono stupiti, di più hanno questo atteggiamento sorpreso. È interessante che sia stato questo il soggetto prescelto dalle autrici, un soggetto in qualche maniera mitologico, no? Legato all'antichità, mitologico, e molte cose di quel metamondo che è oggi il virtuale vengono espresse con riferimenti a soggetti mitologici, a soggetti legati alle sacre scritture. Non è il caso di questo Ierofante, però si chiamano avatar. Avatar è il nome scelto dagli dei secondo la religione induista quando decidevano di venire sulla terra. Allora gli dei Shiva, Brahma, Vishnu, quando decidevano di venire sulla terra e assumere delle sembianze, queste si chiamavano avatar. Oggi attraverso una tecnologia che si chiama URML, la realtà virtuale accede sul web, accede su internet e in molti casi le guide di questi mondi virtuali sul web, su internet, sono gli avatar, sono questi avatar. Abbiamo decine di esempi e qualcuno anche italiano. Peraltro di un ex partner di Flavia e Sabrina, no? Mario Canali, evidentemente l'ha fatto anche per la Telecom tedesca, loro di questo tipo. E secondo me è riferibile un po' alla ricerca di un paradiso perduto, come viene segnalato nel più straordinario Sibiron che sia mai stato realizzato, quello di Peter Gabriel, che si chiama Eve. Anche lì ci sono dei miti, ci sono riferimenti sacri e mitologici allo stesso tempo, a seconda dei punti di vista, no? Lì è il paradiso per terrestri, il giardino, l'Eden perduto. E non è un caso questo riferimento, perché Adamo, quando fu collocato nel giardino, non doveva fare proprio niente, doveva soltanto dare il nome agli oggetti e agli animali e agli alberi e a tutto ciò che circondava il mondo, che lo circondava intorno. Non aveva null'altro da fare, doveva inventare il linguaggio. Ma come Adamo era stato realizzato a somiglianza di Dio, aveva quindi
aveva quindi potenzialità anche divine, quindi per Adamo non si trattava soltanto di chiamare bottiglia, acqua, lui inventava questo linguaggio fino a coglierne l'essenza intima, profonda delle cose. E quando c'è stata poi la cacciata di Adamo, non è stato cacciato, non è caduto solo l'uomo dal cielo, ma con lui è caduto anche il linguaggio. Allo stesso modo di questa invenzione del linguaggio di origine come poteva essere quella di Adamo, vediamo che la realtà virtuale non indica, nel virtuale non si indicano gli oggetti, le persone, ma si creano. Cioè, la grande novità del virtuale, del linguaggio virtuale, non sta più nell'indicazione delle cose, ma nella creazione di queste cose, come sostiene Javon Lanier, che è l'inventore del data globe e quindi della possibilità di immergerci e interagire con le immagini create e generate dal computer. Non solo, il mito di Babele, anche il mito di Babele in qualche maniera può essere un riferimento. Babele viene costruita 340 anni dopo il diluvio universale dal primo potente della terra, il quale si chiama Zamorano, eccetera, per una dimostrazione di grande del suo potere, una manifestazione schiacciante del suo potere. Però quella torre doveva toccare il cielo, a quel lavoro partecipava tutta l'umanità riunita in un solo popolo che parlava un solo linguaggio e vi partecipava ossessivamente, un po' come succede oggi con i cybernauti di internet, con tutto quel mondo che lavora nel metamondo delle immagini e della comunicazione virtuale. Quello è il vero mito di Babele, non sulla successiva punizione divina per l'arroganza degli uomini e quindi la conseguenza che tutti venissero poi separati, divisi in più nazioni, in più popoli che parlassero lingue diverse, quindi il caos, e quindi quel caos che poi abbiamo già visto avrebbe impressionato Pirandello, Brecht e compagnia. E dunque anche il mito di Babele è un riferimento sacro, no? Un riferimento sacro che in qualche maniera può essere trasferito nelle comunità, per le comunità collettive che generano o visitano o comunque praticano questo linguaggio, o come utente o come inventore di questo linguaggio, che non sono poi tanto pochi, se è vero che secondo un'agenzia investigativa danese, la NVUA, 112 milioni di persone negli ultimi mesi avrebbero navigato su internet e che dopo il 2000, fra una decina d'anni, saranno 300 milioni di cybernauti. Ecco, dunque, quello che è interessante, secondo me, nel lavoro di Rafe e di Flavanna, è anche un'attenzione colta verso una proposta concreta di contenuti, perché la multimedialità di cui oggi tanto si parla, dopo il fenomeno, il boom del media, se dirò internet, realtà virtuale, Luna Park, quello che volete voi, no? Pure al Domenica Inn ne parlano, registra una evidente crisi di contenuti, un'evidente crisi di creatività. Sono inguardabili, sì, no? La creatività che contengono è spaventosamente mediocre, ripetitiva, i contenuti non ne parliamo,
qualcosa deve essere accaduto se chi ha impresso una svolta di questo settore, un tipo come Bob Stein, che ha fondato e inventato Voyager, prima in California e poi a New York, preso e se n'è andato, ha lasciato la Voyager, di cui rimane ancora parzialmente con proprietario di piccolissime quote, e si è messo a studiare forme diverse del media per renderlo più standardizzabile, perché lui sostiene non si può lavorare sui contenuti nuovi se il media non presenta, se il vettore, no? Il vettore non è innovativo e non è comfortable, cioè non ci crea una serie di problemi per cui ogni CD-ROM è diverso, c'è un suo metodo diverso, 30-40 modi diversi di interagire, una sintassi. Una sintassi. Però non ha neanche contenuto. Ho capito, ma lui, siccome lui è divino, lui sostiene che se non c'è la sintassi, il contenuto è difficile poi renderlo interessante. In questa Night Kitchen che ha appena fondato, ha già all'ultimo miliardo, aveva uno stand, insomma, straordinario, una capacità di questo suo software per produrre CD-ROM, per produrre lavori a disposizione del mercato, insomma, molto semplice il modo di visitare, la possibilità di visitare. Quindi semplice la produzione, semplice la fruizione. E quindi, come si diceva, il problema oggi non soltanto in Italia, un po' ovunque è questa della crisi dei contenuti. E la Villa dei Misteri sicuramente è una proposta con contenuti alti, per tutte le cose che abbiamo detto, i vari livelli, l'approfondimento, il punto di osservazione che cambia, che fa cambiare il modo di leggere quest'opera. Insomma, va verso dunque, mi sembra appunto molto giusto questo accostamento. Mi sembra che i contenuti, cioè i significati, oggi bisognerebbe cercare di progettarli non più come delle funzioni, ma come delle relazioni. Cioè io oggi se cerco di progettare qualche cosa e metterlo su un supporto oppure all'interno di un'installazione, cerco di creare relazione, cioè relazione tra il significato e chi guarda, per esempio l'osservatore, o comunque relazione anche tra vicino e lontano, questo nel caso appunto di internet, che è una tematica che a noi interessa moltissimo, e non so quanto la sintassi possa essere vicina alla funzione e quanto invece la progettare la relazione potrebbe essere slegato e molto più libero come progetto, che non fermarsi solamente alla sintassi, anche se di sintassi ce n'è sempre bisogno ovviamente. Per cui, non so, tutta la materia è da trattare come comunicabile, però bisogna anche metterla in relazione. Sì, questo... Sì, questa capacità di metterla in relazione è quella che viene definita da qualcuno ipermedialità, e che è una cosa che mi interessa molto oggi. Cioè, la multimedialità, la crisi della multimedialità può essere superata grazie all'ipermedialità. Che cos'è l'ipermedialità? È la capacità di coniugare software, quindi inventare e mettere in relazione con l'interlocutore, il fruitore, l'utente,
per comunicare quelle emozioni che sono profondamente, da sempre, all'interno, al nostro interno, e che probabilmente una certa dittatura del software, che poi non è altro che un'attuale manifestazione di conformismo, di un conformismo culturale, di un conformismo ideologico, applicabile a tutte le discipline artistiche che hanno preceduto la cosiddetta multimedialità. Ecco, oltre il conformismo, oltre la dittatura del software, non accettare le imposizioni di consumo, di mercato nell'impiego del software, ma inventare linguaggio per comunicare emozione. Questa è l'intermedialità, attraverso l'uso di un media. Era un campione di intermedialità Michelangelo, con il suo pennello, con i suoi colori, era un campione di ipermedialità Joseph Beuys, e sono esempi, secondo me, interessanti di ipermedialità le opere che abbiamo visto qui per la Villa dei Misteri e anche le altre, anche se le altre sono delle installazioni, ma insomma, servono per leggere compiutamente l'opera. L'ipermedialità oggi applicata alla tecnologia virtuale, naturalmente, non può che essere una magnifica espressione di immaginazione. Che cos'è l'immaginazione? Torniamo ancora a quello che per gli artisti, grandi intellettuali, quelli che hanno capito prima di noi, che hanno visto. C'è una donna che tutte le notti mi viene a trovare mentre io scrivo, racconta nella prefazione di sei personaggi in cerca d'autore Pirandello. Questa donna è vestita di nero, questa donna è la fantasia. 60 anni fa, 70 anni fa. C'è una donna che mi viene a trovare tutte le notti quando scrivo, scrive Borges. Questa donna è vestita di tutti i colori. Colore della scienza, colore della filosofia, il colore della poesia, il colore dell'erudizione. Questa donna è l'immaginazione. L'immaginazione è la capacità di rendere e di raccordare i ricordi, tutti i ricordi, la nostra esperienza, in una espressione visiva. Dunque c'è un gran bisogno, è necessario, cioè fondamentale nella tecnologia virtuale esprimere immaginazione, non solo immaginario. E quell'immaginazione che ci fa andare oltre i muri, l'ultramondo, è un altro modo per andare oltre il muro. Il muro l'hanno inventato i primi, i greci, che hanno cominciato a costruire le città, queste città nei muri, tutto è bello, tutto è perfetto, tutto quello che è valido sta nel muro, ma fortunatamente gli uomini, come hanno cominciato a costruire i muri, hanno anche cominciato a pensare come uscire fuori da questi muri, ovviamente minoranza, ma ci sono sempre stati, da come li hanno alzati quelli che pensavano che bisognasse andare oltre, perché non era vero che fuori il muro, fuori le mura c'era il deserto, solo mostri, la mostrificazione di quello che è ben conservato invece all'interno della città istituzionale. E la multimedialità è uno straordinario modo per andare oltre queste mura. Facile, da tutti, degli artisti, ma chi meglio degli artisti sa interpretare il tempo in cui viviamo? Nessuno, lo diceva anche McLuhan, se tu
Tu, se vuoi sapere del tuo tempo, mica devi andare a cercare, a chiederlo ai politici, non andare dai politici, non andare dai preti, non andare a chiederlo ai giornalisti. Io sono un giornalista. Perché questi, costoro, tutt'al più, sono degli osservatori, ma la loro intenzione e la loro specificità è quella di gestire il loro tempo. Vai dagli artisti, solo gli artisti riescono ad avere l'intuizione, no? Per interpretare il segno di cambiamento del tempo in cui si vive. Io avrei anche concluso sfiorando un po' di qua, un po' di qua, di là, una serie di cose, però potrebbe essere forse più interessante completare questo approccio, questo incontro, magari con delle domande. Sono d'accordo, a parte l'orario, che probabilmente la domanda maggiore è quella dei nostri stomaci, per cui possiamo anche sciogliere. Io volevo, visto che, e poi dopo aggiorneremo anche Paolo, abbiamo imparato da Giacomo delle bellissime parole che io qui riassumo, comunque la prosemica, per esempio, che studia forme di comunicazioni gestuali, cioè è una comunicazione oltre il verbale, che era in collegamento con questa parola giapponese kanzei, che vuol dire il sentire, che è poi l'interpretazione dei segnali della prosemica da parte delle macchine. E mi sembrava abbastanza interessante anche questa, che è una ricerca comunque che va proprio molto oltre. Poi la cosa più bella che era stata detta era, cioè si parla di villaggio globale, però poi in realtà questo villaggio globale, se vai a guardarlo, è fatto di tante piccole comunità locali, no? Infatti si faceva questo gioco di parole e il villaggio globale diventa villaggio glocale, cioè globale, locale, no? Ecco, quindi a parte che ci piacciono molto questi equivoci. E niente, poi volevo aggiungere invece un'altra parola, che potrebbe essere la nostra, questa di oggi, che è co-opetition, cioè collaborazione e competizione. Cioè sono comunque delle novità, sono, siccome secondo me stiamo proprio vivendo un'epoca di svelamento, cioè lo svelamento diventa sempre più veloce, ecco perché ci siamo concentrate su questa cosa dello svelamento, facendo un percorso ovviamente fuori dallo schermo, cioè che non può essere così, non potrebbe mai essere così ricco se io lo facessi vedere in uno schermo di televisione o anche in uno schermo con un supporto CD-ROM, non sarebbe così, anche oltre il muro, oppure visione esterna e visione interna, cioè ci vuole proprio un percorso che mantenga la cinestesia, proprio il fatto che noi, oltre a percepire con naturalmente i nostri organi migliori tipo vista, udito, eccetera eccetera, però anche nello spostamento abbiamo una ricchezza informativa totale, direi. Quindi mantenere anche la cinestesia, insomma, ci sembrava piuttosto interessante. Va bene, quindi competition comunque ci piace molto, nel senso che in epoca di svelamento si svelano anche tante competizioni, però questa si svela anche il fatto che non vogliamo più ragionare con la storia della competizione, con la storia dei dualismi, per cui si cerca di fare sempre un range, un'oscillazione, per cui la competizione insieme alla collaborazione già diventa un'oscillazione più interessante, più ricca. E questa cosa della co-opetizione ci sembrava interessante, insomma un oggetto mentale da svelare. E direi che possiamo chiudere, oppure se volete domandare qualche cosa, ma tanto credo che ci conosciamo tutti talmente bene a questo punto, siamo sempre i soliti 10 intorno alla tavola. Volevo fare una considerazione. L'identity mix, al di là del facile gioco dell'interfaccia, mi ha stupito molto di più provarlo che sentirlo raccontare o visto nel filmato che avete fatto voi, perché ha una caratteristica
che anche non essendo digitale in nulla, dà un'immagine 3D, nel senso che è un 3D reale, sono facce vere che vediamo con la visione binoculare. Quindi quell'impressione che mi ha dato quando hai mosso il primo cursore della bocca, il primo istinto è stato tirarmi subito indietro perché mi ha fatto veramente impressione, è dato proprio dal fatto che c'è una visione reale, anche se manipolata, ma reale, del reale. Mi è piaciuto, non lo so. Infatti anche a noi sembra molto naturale, cioè per essere una è molto artificiale, perché è studiatissima, però restituisce questa naturalezza con un spaesamento percettivo notevole, insomma. Quello che cercava Nicoletti l'altro ieri, la meraviglia, lo stupore. E poi la miscellanea delle facce è assolutamente straordinaria. Ci avevano raccontato che due individui, appunto, si sono messi l'uno di fronte all'altro, stavano smanettando i cursori, e è saltata fuori la faccia di Pacciani. Allora tutti e due si sono spaventati e ritratti, no? Perché poi non sai mai che razza di combinazioni vengono fuori, perché sono appunto a sorpresa. Siamo soddisfatti e rimborsati. Rumore di forchette. No. Non mi sono diviso.